Perfettamente preparabile, pressato di alla gialla, progetta, praticata, faiacciata, tutto quello che il potere di però, io non ho entrato in questa sala, con queste armi, in queste buonasera a tutti. E Pinocchio,
creatura fortemente legata al suo creatore. È un personaggio che senza Carlo Lorenzini sarebbe difficile immaginare. Ma diciamo pure che per il suo autore stesso, cioè per Lorenzini stesso, è stato molto difficile immaginare Pinocchio. Pinocchio è un personaggio che una volta che si legge il libro sembra spontaneo, naturale, per così dire, non può che essere così. In effetti Pinocchio è un personaggio molto complicato, è un burattino fatto di parti di legno duro, di legno morbido, un burattino che ha uno stomaco, in effetti poi non mangia, però vorrebbe mangiare, ma anche se non mangia, sogna di mangiare, questa è la cosa più importante. Come tutti sanno, Collodi, ovvero sia Carlo Lorenzini, scrive nel 1881 la storia di Burattino, che si nasce quello che sarà Pinocchio. Pinocchio poi esce come libro due anni dopo, nel 1883, a Firenze, presso l'editore Felice Maggi. Ma Pinocchio, il vero Pinocchio, è un Pinocchio che esce in puntate. In puntate su questo giornaletto per bambini, che si chiama Giornale per Bambini, per essere preciso, diciamo il prototipo del Corriere dei Piccoli, quello che sarebbe poi diventato il Corriere dei Piccoli, in Italia diventato da pochissimo. Siamo nel 1978. No, il Corriere dei Piccoli non esiste più, purtroppo. In Italia, che siamo nel 1981, Roma è stata conquistata 10 anni prima, Roma e Lazio, Unità d'Italia sappiamo nel 60-61, perché poi sono stati tutti momenti di votazioni, di adesioni, eccetera. Siamo in Italia con, diciamo pure, leggono in pochissimi. Un'Italia dove i bambini, grandi figli ovviamente delle famiglie benestanti, che hanno potuto studiare in casa, modello Leopardi, se vogliamo dirlo, ma gli altri stanno cominciando ad andare a andare a scuola, non perché comincia a nascere la cosiddetta scuola dell'obbligo, che è la pallida educazione italiana di quello che la rivoluzione francese 100 anni prima aveva creato come école nazionale, la scuola nazionale, no? E sempre poi dovuto fornire da modello alla scuola dell'obbligo italiana. Carlo Lorenzini mi sa che ha avuto, si dicono tante cose ma poi vengono smentite. Si dice che ha più di debiti, poi sembra che non fosse più di debiti, si dice che ha avuto grandi difficoltà a vivere, poi sembra che non abbia avuto difficoltà a vivere, non si sa. Una cosa è sicura però, non so se lo sai, è figlio di un uomo, ecco, è figlio di un uomo, il padre è un uomo, padre di Renzi, è il uomo della famiglia, famosa famiglia fiorentina, Ginori. Più tardi avrebbe creato, no? Richard Ginori. La madre pure lavora presso Ginori, credo come governante o cameriere, o il padre invece lavora come cuoco. Questo è molto importante, tra poco vedremo, no? E quindi i suoi anni sono famiglia Ginori, quindi un buon ambiente, colto, e la famiglia Ginori ha questo piccolo Carlo, tant'è che gli studi presso gli Scolopi, quindi non sono studi religiosi, presso, non perché dovesse intraprendere, presso la comunità religiosa, all'epoca era normale, non andare o dai Gesuiti o dai Scolopi o da altre comunità religiose, vengono pagate dalla famiglia Ginori, come spesso succedeva, no? Le famiglie importanti, quando ravvisavano l'intelligenza in un dei figli degli impiegati o della servitù, no? Dipende dai livelli, allora accettavano di aiutare questa famiglia. E effetti questo è stato molto utile, ma ricordo pure che Lorenzini diventa politicamente pericoloso, ovvero si è detto Mazziniano. Oggi fa ridere che Mazziniano era politicamente pericoloso, ma in quegli anni è così, diventa Mazziniano.
e molto probabilmente proprio questo suo trascorso marziano, peraltro lui è entrato come volontario nelle truppe marziane che nel 1848 danno appunto in aiuto ai piemontesi nelle guerre di liberazione, e da un'altra cosa che appunto ci fu, lui fu volontario, quindi non era la regina, diciamo, un'arte, era la regina repubblicana, quindi visto con sospetto ovviamente. Poi, come sappiamo, il primo irredentismo viene soffocato dal sangue, quindi viene di nuovo visto con sospetto dal ritorno degli antichi padroni, no? Quindi probabilmente questa è la fase di oscurità, diciamo, in cui vive la figura di Collodi. Quindi il Collodi, meglio l'insigne, il fratello, si va a chiamare Collodi, perché la madre era nata nel paese di Collodi. Ma dove è nato l'insigne? Anche questo è un mistero. Si dice Firenze, ma mica siamo sicuri che sia Firenze. Allora veniamo a questo libro, Pinocchio in un emoji italiano. Vi faccio vedere rapidamente, visto che devo ricordare il testo. Forse merita, ecco, una rapidissima, ecco, un giro un po' delle pagine, ecco, a caso. Vedete, da una parte c'è il Pinocchio vero, diciamo, quello leggibile, per così dire, fruibile, e qui accanto c'è questa scrittura, traduzione, traslitterazione, grave, in questa nuova lingua. Bene, andiamo a questa pagina, poi prendiamo il nostro discorso, che dopo due. È una novità assoluta, è uscita veramente pochi giorni fa, e mi compiaccio nel dire che la principale autrice, Francesca Chiusaroli, è una mia amica. Si è laureata con me, ha studiato con me, si è dottorata con me ed è attualmente mia collega macerata, in quanto professore ordinario della mia stessa disciplina, e ovviamente quando fra pochi anni io sarò andato in pensione e anche il mio collega Daniele Maggi il prossimo anno andrà in pensione, lei sarà appunto il successore, diciamo, della tradizione di linguistica. Allora, dirò soltanto veramente mezzo minuto, perché non è questo il tema, però credo che merita. Che cosa si può tentare di fare con questo? Ecco, sarò rapidissimo. Voi tutti sapete che da qualche anno, ormai sarà una ventina d'anni, io chiamo I love you, non si scrive più I love you, ma I, o meglio I, cuore, you. Ebbene, questo è stato l'inizio della nuova avventura. La Francesca Chiusaroli, la mia allieva e adesso collega, è partita da lì. Perché I love you, come il cuore, come l'altro, cioè l'amore, fu accettato da Oxford English Dictionary. Quindi se si va a prendere quello che obiettivamente è il più grande dizionario che attualmente esiste sul mercato, non perché sia l'inglese, perché gli inglesi hanno da secoli una importantissima tradizione lessicografica che oggigiorno non possiamo ancora vedere, ammirare, nostro specifico, noi vediamo che l'altro accanto a amore, cuore ovviamente spiegato in inglese, no? Sentimento profondo, cioè, hai il cuore, il singolo. Il singolo. Ovvero sia quello che in giapponese si chiama appunto emoji, d'accordo? E quindi da lì la Chiusaroli è partita, ovviamente questo è solo l'inizio, diciamo il primo granellino che poi è diventato la larga, per così dire, è partita da lì negli anni, avvalendosi di collaboratori, perché no, servendosi anche del mio consiglio, della mia collaborazione, d'accordo? È arrivata a produrre alla fine Pinocchio tradotto e oggi. Ecco, quindi, ma perché sta succedendo questo? Perché l'editore che ha curato questo libro, mi sembra anche addossato le spese per apice libri, di dove è di Sesto Fiorentino, che è in provincia di Firenze, ma non è Firenze. E cosa si dice a Sesto Fiorentino? A Sesto Fiorentino si dice che Carlo Lenzini è nato a Sesto Fiorentino. E quindi per
paternità, così dire, no? Di colloqui, in senso da Fiorentino, questo editore è stato ben felice di lanciare sul mercato una nuova veste, diciamo, no? Linguistica grafica, meglio grafica linguistica, di Pinocchio. Quindi è tradotto il Pinocchio in mille lingue e adesso in mille euro, anche in una lingua che è, per così dire, in fieri. E diciamo che siamo nel mare, che siamo a due passi da Macerata, è nata a Macerata questa cosa. Quindi c'è un nuovo Pinocchio nato appunto, non lontano da qui, a poco. L'editore partecipava a più libri e più libri? No, purtroppo no, perché non ha sufficienti possibilità economiche per poterci partecipare. Ma comunque speriamo. Mi auguro che dopo questo tornello possa fare un grande successo. Ma comunque è tutto uguale. Questo proviamo a questo punto a noi. Già è stato accennato da Fabio che il libro Pinocchio è stato un libro molto importante per l'Italia della prima unità, diciamo, del momento d'Italia, assieme a un altro, giustamente citato anche la Bibbia, certamente. Adesso la Bibbia diciamo da parte un attimo, ma perché non direbbe così discorso, assieme a un altro libro, uno è il cuore, di Fondidello Cisse, e l'altro, qual è lo scopo? Perché adesso andiamo appunto, non per caso siamo qui come rappresentante di questa chiesa. L'altro è l'Artusi, è l'Artusi. L'Artusi esce nel 1891. Pinocchio ha cominciato a uscire nel 1881, 10 anni prima, 10 anni prima. Nel 1886 esce il cuore. È tutto recitato, non è un caso. Tra l'altro sono tre libri, con differenze veramente di una bellissima scrittura, tutte e tre sono veramente scritti bellissimi. Anche la scrittura di Pinocchio, il primo Pinocchio, cioè quello che riesce a puntare, ma ovviamente il libro è una scrittura un po' rivista, no? O rimodellata sotto forma di libro, ma anche la prima scrittura, la scrittura scritta, è una scrittura scritta. Artusi, adesso lo vedremo un po' meglio da vicino, scrive meravigliosamente. Artusi, peraltro, sapete, nasce a Fuori Popolo, scusate, non Artusi, ovviamente, l'autore, nasce a Fuori Popolo e il nostro Collodi nasce comunque sia nell'area fiorentina che vive con Firenze. No, invece il Mondo di Amicis nasce in Liguria, a Unica, ma poi si trasferisce sul Piemonte. È un piemontese a tutti gli effetti, e poi passerà la parte della sua vita, però, in Toscana. Scrivono meravigliosamente, ma è interessante, questo adesso cominciamo a vederlo, è interessante i livelli sociali ai quali questi tre libri appartengono. Lo anticipo subito. Pinocchio parla di un livello popolare. L'ambiente in cui Pinocchio si muove, in cui nasce innanzitutto, in cui si muove, è un ambiente povero, è un ambiente decoroso, certo, ma povero. Contadino, contadino. Certo. L'ambiente a cui si muove, invece, è un ambiente ricco borghese, ricco borghese. L'ambiente in cui ci è, diciamo, un tentativo di nobiltà. Il popolo è ricco, non ha aurea media, lascia perché tutti, no? Una, un livello intermedio che possa andare bene. Sì. È interessante, è molto interessante anche questo. Ma veniamo un po' più vicino a parlare di Pinocchio. Pinocchio, noi, a cominciare dal suo autore Collodi, Pinocchio viene presentato ai bambini. Noi siamo convinti che Pinocchio sia o è un libro per bambini e continuiamo a leggere i bambini, facciamo bene perché ancora verrà letto anche se tende entro breve non si leggeranno più i libri dei bambini. Ma Pinocchio non è per bambini, Pinocchio è un libro per gli adulti, è un libro per noi, per noi tutti. Pinocchio si rivolge, e adesso a voi verrà sicuramente in mente un grande poeta italiano,
al fanciullino che è uno di noi, Pascoli ha ben capito il significato di notte. Pascoli si rivolge al fanciullino che è uno di noi, e guai se con noi, dice Pascoli, non ci fosse un fanciullino, ci deve essere. Bene, Pinocchio non è, scusate, Collodo, ma Pinocchio non è certo un poeta, almeno in apparenza, ma è un grande teorico della letteratura, ha capito perfettamente che il pubblico dei bambini corrisponde al pubblico degli adulti, purché gli adulti siano così intelligenti da capire che ognuno di noi risiede il fanciullino, e il fanciullino deve essere alimentato, e il fanciullino si deve dare spazio, perché attraverso l'innocenza del fanciullino che veramente si capisce cos'è la realtà. Sapete dove ho trovato la prima traccia di fanciullino? La prima traccia di fanciullino, forse lo dico per una volta, sia in un autore che forse mai non ci immaginerebbe possa parlare di fanciullino, Giovan Battista Vico. Vico è il primo a lanciare l'idea del fanciullino, e il fanciullino di Vico ovviamente è il fanciullino di Tanorra, dell'antichità della storia, che viene a riproporsi continuamente come storia che è il ricorso di una storia precedente. Quindi il fanciullino diventa adulto, perché rimane sempre il fanciullino, per poi tornare fanciullino e riproporsi come adulto. E quella ciclicità che riparte sempre dall'epoca, appunto, dei primordi, dell'età primeva del fanciullino. E il secondo autore che ha capito questo perfettamente, non a caso di genio del pensiero, chi è? Leopardi. Leopardi ha nello Zibaldone del pensiero interessantissimo sul fanciullino, interessantissimo, probabilmente il presidente di Cronchi. Poi andiamo a Colombo e infine al grande Pascoli, che rende teoria la teoria del fanciullino, no? E quindi la sublima della sua opera e delle sue, appunto, teoresi riguardanti la sua opera. Voglio ricordare a tutti che Pascoli è un grande poeta e anche un grande teorico della letteratura, e anche un autore che ha scritto tre volumi interessantissimi, importantissimi, su Dante Alighieri. È un autore che ha scritto tutta la sua serie di saggi di letteratura, che sono ancora oggi, credete, fondamentali. È un autore che noi conosciamo in linea di massima solo come poeta, e questo è ovviamente un grande peccato, perché Pascoli è stato molto più che solo poeta, o meglio, lui come Leopardi è stato un grande poeta, perché è stato un grande teorico, sia all'inizio che di Leopardi. Quindi è un libro scritto per gli adulti, per oggi. Ed è un libro in cui c'è una lotta continua tra l'autore, Collodi e questo personaggio. Alla fin fine, sapete cosa io comincio a pensare? Anche leggendo la Vivarelli, c'era che quasi quasi lui odiava la voce. Quasi quasi? Odiava la voce. Lo fa morire in continuazione, lo fa morire affogato, lo fa morire impiccato alla quercia, lo fa morire fritto con i pesci del pescato, dal pescatore verde, anzi c'è anche quasi la presa in giro, il pescatore verde, scegli tutti qua dove morire, al forno, fritto, porco in occhio, cioè veramente non sono un pesce, dice lui, no? Muore in continuazione. Perché? Perché la vuole fare finita con Pinocchio. Ma perché non la fa finita? Perché il pubblico reagisce. Il pubblico scrive al giornale. E dice, come morto, era finito Pinocchio. No, muriamo. E quindi, ovviamente, riprende a scrivere. Risorge. E quello che risorge, quell'arma finita. Da scende, e lo fa morire di nuovo. E no, e muore di nuovo. E lui lo fa risorgere. Quindi, è un personaggio di divenire di questa work in progress, oggi si dice, no? Opera in fine, un'opera di venire, è un'opera di venire, e questo è interessantissimo anche da un punto di vista teorico,
il che significa che quando l'autore si mette a scrivere, non c'è necessariamente anche il perno d'opera. Il perno d'opera lo costruisce via e lo modifica anche secondo il bisogno. E questo ci ricorda anche questi sposi. Perché Manzoni ha continuato a scrivere questi sposi? Fino ad arrivare alla perfezione che obiettivamente è il perché appunto il perno d'opera lo modifica, ma quando che scrive si rende conto che deve cambiare. Questo è interessante, perché un autore infine, non esiste solo autore in assoluto, come diciamo la retorica classica, ma c'è in qualche modo insegnato, no? Esiste anche l'autore nel suo divenire, nel suo farsi, no? Nel suo farsi, l'autore nel suo farsi. Ebbene, quindi questo burattino viene continuamente messo a morte dal suo autore. In effetti, diciamoci un po', quando è che veramente questo burattino? Quando diventa di carne e ossa, di pelle e ossa, è in quel momento che muore paradossalmente, cioè il momento in cui dice: oh, finalmente è diventato uomo, e quindi lo stabilisce proprio quando in un certo senso non e ci, però ci accontenta perché noi siamo contenti perché lui è tornato, è diventato come noi, un bambino, e in quel momento no, che muore. E questa forse è la più bella di morte che poteva dare. È anche una piccola delusione, però. Cioè, è anche una piccola delusione, esattamente. È una delusione. E che diventa normale. Esattamente, diventa normale, a quel punto Pinocchio può finire. E il suo pubblico è contento, sì, perché finalmente ha raggiunto l'apice, sì, e l'apice è quella della nessuno. Allora, tutti questi cambiamenti ci portano però anche a quel problema del ciclo, adesso vediamo il ciclo. No, e al cibo che ha raggiunto che scrive appunto La scienza in cucina, no? Questo libro meraviglioso che peraltro avrà una fortuna editoriale incredibile. In più Pellegrino Artusi vivrà lungo oltre 90 anni, eh? E muore, non ricordo se nel 32 o nel 36, mi sembra il 32, se, comunque muore molto molto vecchio, oltre 90 anni. E lui ci ha già messo, e sarà trovato, esattamente. E lui ha una fortuna enorme. No? E quindi questa scienza in cucina diventa veramente un capolavoro anche qui dell'Italia, storicissimo, un'Italia neo-unificata, no? Ma credetemi, Artusi è un capolavoro di scrittura, è un capolavoro di saggezza, è un capolavoro di, diciamo, tentativo di far rinascere la cucina d'autore all'interno di un'Italia unificata. Ecco che cosa diremo più avanti. Ma cominciamo a vedere qualche cosa, e anche partendo da questo bellissimo libro, peraltro fatto, comprato, appunto dato di Vivarelli, che stiamo in qualche modo commentando. Allora, la Vivarelli ovviamente prende l'Artusi come suo punto di riferimento. Oserei quasi dire che Pinocchio lancia nel centro, e per così dire, non si potrebbe anche giocare. No? Pinocchio lancia l'incente, che scrive l'olio, ovviamente lancia l'incente, e Artusi deve scrivere, no? Perché quella mia descrizione non è Pinocchio, è di Artusi, no? Perché questo torneremo dopo. Ma la cosa interessante è che Artusi non vede la cucina come un fine, il fine della vita non è mangiare, mangiare è un mezzo per vivere bene, cioè la cucina diventa l'arte del vivere civile. Questa è la grande scoperta di Artusi. Notate bene, ho detto civile, non ho detto sociale, per due ragioni. Innanzitutto, Artusi non pensa ancora alla società, non è il momento ancora. Negli anni 80 in Italia la sociologia, un pensiero sociale, non c'è ancora. In Francia sì, in Italia no, ma c'è il pensiero civile, e lo stesso pensiero civile che anima il cuore, ovviamente, e è lo stesso pensiero civile che ha la Pinocchio. Vi ricordo ancora che con l'odio della Pinocchio, dopo vari personaggi che hanno certa fortuna, tra cui ricordo Giannettino è un altro personaggio di Lorenzini, e Giannettino è una grande fortuna. Ci sono dei personaggi in Collodi che poi arrivano a Pinocchio che hanno uno spiccatissimo senso di ironia, e guardate che Pinocchio è uno
una delle pochissime opere italiane ironiche. Gli italiani non sono fatti per l'ironia, a differenza per esempio degli inglesi o ancora più degli irlandesi. La letteratura irlandese non è ironica, la letteratura italiana non è mai ironica. Forse l'unica vera opera ironica italiana è Pinocchio. Sentite questo fatto. Se io fossi un re e avessi soldi, comprerei una grammatica, e 5 tavolette di cioccolato. Risposta di Giambettino. Se io fossi re, questo è già più occhio, se io fossi re e avessi soldi, comprerei 10 tavolette di cioccolato. Tanto alla grammatica ci pensa Paolo. Questo è quello che esattamente succederà in Pinocchio, dove il povero Paolo non sarebbe venuto praticamente per comprare il famoso vegetale. Questo è già in luce prima di Pinocchio e con un spirito ironico incredibile dato dalla grammatica ci pensa Paolo. È stupendo questo, è un dialogo meraviglioso. Questo da solo vale veramente un premio, solo questo dialogo. E allora, per tornare al mangiare di Artusi, appunto, e Artusi, appunto, sentite questo pezzo di Pellegrino Artusi, no? A chiusura della ricetta della pasta margherita, Artusi dice: la gente volenterosa di Artusi, la via del mondo, coglie ancora qualunque occasione per tentare la fortuna. La quale fortuna? Perché dispensi da volte i suoi favori al caraccio, non si mostra però mai amica agli invitati e ai controlli. Vedete, questo senso educativo, no? Quindi lui parla di mangiare, certo, ma non è un mangiare però che si rivolge ai controlli, perché anche il mangiare è finalizzato da uno scopo, no? E sentite qua il vicino in occhio. Ragazzo mio, disse la papa, quelli che dicono così, cioè lavorare fa fatica, questo vuol dire Pinocchio, quelli che dicono così finiscono quasi sempre in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a fare qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Vedete questo grande senso, no? Del dover istruire, istruire un'Italia che è neonata e che ancora non ha capito bene quali sono le regole del mondo. Ecco perché la grammatica è così importante, perché la grammatica è un codice di regole, sì, del parlare, ma di un parlare che diventa anche agire. Perché la cosa interessante che ha capito Collodi e che ha capito perfettamente Pellegrino Artusi è che, sentitemi, la lingua deve essere la vita da tutti e deve essere unitaria. E allora vedete cosa dice, sto prendendo adesso la pagina 83 dove l'autrice del libro prende da Artusi. Caccia un po', dice Artusi, lasciatemi fare due chiacchiere su questa parola, la quale forse non è intesa che in Toscana sulle spiagge del Mediterraneo, per ragione che i paesi che costringono l'Adriatico è sostituito dal concetto protetto. A Firenze, invece, il protetto è una minestra che si usa per casa. La confusione di questi e simili termini, e qui è un insegnamento linguistico da parte di Artusi, ripeto, la confusione di questi e simili termini fra provincia e provincia in Italia è tale che poco manca a formare una seconda Babele. Dopo l'unità della patria, mi sembra logica conseguenza pensare all'unità della lingua parlata che pochi curano e molti osteggiano.
100 anni dopo, praticamente questo, ancora possiamo dire che tanto come dice la cosa. E la cosa interessante è che un grande linguista e anche un uomo di cultura italiano, tra l'altro morto da pochissimo, pochi mesi fa, a gennaio di quest'anno, Giulio Di Mauro, ha scritto nel intorno al 1968, non so bene un bellissimo libro curato e editato dalla Terza, Storia linguistica dell'Italia in Italia. Sì, deve ripubblicare in continuazione, perché intende di essere ripubblicato in continuazione. Un libro interessantissimo, perché lo sto citando qui. Io adesso devo andare a controllare molto tempo, non credo che Mauro cita Tusi, ma non importa, è secondario adesso. Se lo cita meglio, non è un'importanza. L'Artusi, che aveva certo linguista, che non aveva certo le capacità di Mauro come capacità interpretativa del mondo linguistico, ma aveva colto per sé. L'Italia in cui Artusi vive e comincia a scrivere, l'Italia del 1886, l'Italia in cui tranne pochissimi, nessuno sapeva scrivere o leggere l'italiano. L'analfabetismo era vicino al 96%. Ecco appunto, collodico a leggere e studiare grazie ai ginocchi che hanno parlato spesso, e meno male che sono stato a fare i ginocchi, d'accordo, altrimenti quasi sicuramente avrebbe fatto il contadino o qualche cosa di simile, con il piede o il basso, lavorante di qualche contadino, d'accordo? Quindi quello che dice Artusi è cominciare dalla cucina, questa cosa interessante, noi dobbiamo unificare questo, in modo che ci si possa capire e che il prodetto, o quello che è, possa significare per uno scala e per, in questo caso, un artigiano, significare esattamente la stessa cosa. Cioè l'unità di lingua è fondamentale per creare un'unità didattica. Ma veniamo a un secondo punto, no? E vediamo lì dove i grandi furbacchioni hanno dato la luce. Dopo aver incontrato Pinocchio e tentare di purtroppo uscire, no? È imbrogliato, come sappiamo, la sera prima del proprio corsia, la sera delle monete nel campo di Milano, si incontrano questa meravigliosa sera, c'è l'Italia, il cambio rosso, no? Questa è la osteria che diventa appunto con noi. Ecco, sappiamo che il campo rosso di entrare in un simbolo, un nome simbolico, adesso non ci deve essere un nome simbolico. Allora che succede? Il campo e la volpe, no? Cominciano a mangiare. E leggo soltanto alcune righe. Ovviamente, ecco l'ironia, no? E la, diciamo pure, il doppio significato di tutto il tessuto linguistico di noi. Entrati in osteria, si posero tutti e tre a tavola, penso che 20 minuti, ma nessuno di loro l'ha impedito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poteva mangiare altro che 35 caniglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non mi pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio adottato. La volpe avrebbe spensicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così, poverina, doveva accontentarsi di una semplice lettera, 12 foglie, con un leggerissimo contorno di pollastre grassate e di gallette di primo carico. Dopo la lepre si fece portare per Torranosso un cibrello di tremici, di scarpe, di conigli, di ranocchi, di lucertole e uva paradisa. E poi un po' di altro. Aveva tanta nausea per il cibo di cenare che non poteva accostarsi null'altro. Quello che mangiò meno di tutti i più.
chiese uno spicchio di noce e un cantuccio di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso una indigestione anticipata di monete d'oro. Un'indigestione anticipata di monete d'oro per Mario, per quello che sappiamo. Poi sappiamo che va a finire, no? Ha fatto tutti a dormire, no, che dorme veramente, quando si sveglia il mattino, l'oste dice che i due amici erano già andati via. Pinocchio dice, ma hanno pagato per il conto, e no, non hanno pagato, e il po' Pinocchio neanche per il conto, e poi tagli a breve avrà la tristissima sorpresa, come sappiamo, di non trovare. Ma veniamo a questo pezzo che l'ha descritto in modo meraviglioso, e quindi si lancia tutta la grande città toscana, una sempre mangiata di dolore, una semplice lepre e dolce fiore. Con un contorno di pollastre, di galli, eccetera, eccetera. Se fa un'altra e certamente, questa è la grande ricetta che sicuramente lui ha conosciuto da sua madre, perché pochissimi oggi, per esempio, in Toscana conoscono questa ricetta. Questa ricetta si chiama per il cioccolato fondente, uva passa, ovviamente un pezzo di carne, ma la carne. Si usano tre varietà di carne. O la lepre, come qui, o il cinghiale, come di norma si fa ogni giorno, quindi che ancora non fanno, o anche il baccà, quindi il pesce, un pesce robusto, ecco che ho detto carne, un pesce robusto. La cosa interessante è che qui con l'olio c'è la lepre, quindi lo dice in italiano, perché in Toscana la lepre la si chiama il lepre. E quindi quando si va a vedere il cucina toscana si chiama il lepre al dolce forte, invece quindi deve pensare la lepre. Ma questa ricetta la Artusi, quindi se si sa vedere l'Artusi, l'Artusi dà, per l'altro riporta anche la Milarelli, se volete posso anche rapidamente dirvi a quale pagina, ecco, lepre dolce forte, pagina 93, e possiamo anche molto rapidamente, giusto, leggere la ricetta, insomma. Ingredienti, uva passolina, cioccolato, pinoli, candito a pezzetti, zucchero, grammi 50 e poi aceto. L'aceto è fondamentale in questa ricetta. E come dice giustamente l'Artusi, ma non abbiamo fretta per l'aceto, mettetelo alla fine. Tanto se è poco si fa in tempo ancora da aggiungerlo, se è troppo basterebbe il piatto. Ed è meglio farlo il giorno prima, perché se si fa prima si fa insaporire. Questa ricetta e di la lunga superiore. Allora questa ricetta è tipicamente toscana. Colui che la conosce sicuramente per conoscenza di lui. E questa ricetta viene lanciata in questo momento che è culminante del lanciato di lui. Racconto da veramente incantato con un po' di altro in un senso. Ma vediamo una conclusione. Pinocchio, come anche qua, non mangia, ha sempre fame. Il bello è che Pinocchio si chiama Pinocchio perché c'è il detto, attenzione, nel brano letto con la P, io avrei creduto di trovare subito un altro Florentina. Florentina è il soprannome che pochi sanno, Pinocchio già sa. E infatti il suo babbo, tuttavia, il suo babbo si offende perché lui non voleva essere chiamato Florentina a motivo del parrucchietto biondo di giallo, no? Alla trama, se vogliamo, che aveva in testa. Va bene, Pinocchio già lo sa, vedete, Pinocchio è un pezzo di legno che ha la saggezza di sé. Vi ricordo che il druida è un docente con la propria druida. E colui che sa, grazie alla quercia. La parola quercia è una parola true è la radice greco di cui si significa albero, true in inglese è detto true, vero, dettato. E un mit è sapere, la stessa radice del latino video,
un entusiasmo vega di cosa pensare. Quindi il legno sa, dicono gli antichi celti. Questo collodio studiato, collodio ha letto, mondo, sa mondo, ha studiato in ottime scuole, i scolari di tutta Europa hanno sostituito i gesuiti quando i gesuiti vengono chiusi, come ordine, come sapete, poi verranno riaperti, ma per un lungo periodo i gesuiti hanno chiuso, e gli scolari hanno preso il ruolo dei gesuiti come capacità di insegnamento. Quindi Pinocchio già sa, un pezzo di legno che sa, ma questo pezzo di legno ha uno stomaco congelato? Sembra di sì, sembra di no. In effetti poi va a finire di entrare nello stomaco la balena, è lo stomaco degli stomaci, la balena, ma la balena è anche un simbolo vecchio testamentario, ecco la Bibbia, no? Giona va a finire la balena e dalla balena si rinasce, la balena è al di là, la balena risponde, risponde c'è il petto e gli occhi, e quella risultare sulla terra è essere andati nel di là, essersi rigenerati e ritornare nel di qua, ritornare sulla terra, rigenerarsi. Quindi Pinocchio non mangia, perché in effetti non ha bisogno di mangiare, ma Pinocchio nasce in seguito della fame, perché appunto il suo padre, il tattino, il suo nato, lo chiama Pinocchio perché lo dice, io lo chiamo Pinocchio, perché ho conosciuto la famiglia di Pinocchio, Pinocchio il babbo, Pinocchio la mamma, Pinocchio i figli, una famiglia fortunata, il più fortunato di Pinocchi prendeva anche la carità, pensate, prendeva anche la carità. Quindi io chiamerò questo pezzo di legno Pinocchio, che porta fortuna a Pinocchio. Vedete che il mondo, un mondo di poveri, ma poveri dignitosi, un mondo in cui appunto c'è il dritto nei capelli ma tranquillo, quindi ha qualcosa, un mondo in cui si chiama Pinocchio perché Pinocchio porta fortuna, prendono persino la carità di Pinocchio, un mondo in cui chiama tutti sono Pinocchio, poi la famiglia, quindi tutti sono Pinocchio, Pinocchio il papà, Pinocchio la mamma, tutti Pinocchio. Ebbene, in questo mondo di pseudo fortunati o comunque di gente che non si arrende e che continua a lottare, Pinocchio a un certo punto, come sappiamo, nelle sue metamorfosi di chiara, diventa asino. E mentre mangia la paglia, cosa sono di Pinocchio? Sono dei due piatti meravigliosi che la chiusa descrive bene, il risotto, la milanese e i famosi maccheroni alla napoletana. Voglio ricordare che anche noi sono fermati su maccheroni a proposito di casa nuova e i maccheroni alla napoletana. E quando pensa, quando non può mangiare, quando è asino, quando sta mangiando la paglia, ma li mangerà mai questi piatti? No, ma lui sogna, li pensa e li ripensa, perché in effetti è vero Pinocchio è colui che crea la fantasia, riesce a rigenerare se stesso in continuazione, anche se viene impiccato, viene bruciato, viene fritto, viene annegato, ma lui ritorna con la sua fantasia, lui si rigenera in continuazione, non ha paura di morire, perché la sua vera anima, prima di diventare un uomo, e a quel punto di cambiare vita, la sua vera anima, e la grande fantasia che con grande ironia il suo creatore con noi è stato capace di infondere, pezzi di legno che nessuno avrebbe voluto e che invece ha generato questo meraviglioso burattino. Grazie per l'attenzione. Alcuni spunti, l'ultimo sulla balena. Allora, che rapporto c'è tra Melville che quando ha finito Moby Dick? È una lotta contro la morte? Da parte dell'arpionatore? Certamente. E il Moby Dick è uno. Sì, grazie.
Moby Dick è uno dei grandi, ovviamente dei grandi capolavori dell'umanità. Esatto. È un libro di una profondità unica. Certo, Moby Dick va, come anche Pinocchio, va lento su diversi piani, non ha una sola piana, no. Come tutte le grandi opere, ha diversi piani di lettura. Una di questi piani è questo, certamente. Seconda cosa, quando lei ha detto del work in progress, no? Che la buona parte degli artisti quando creano hanno sempre bisogno di modificare, che... ecco, ma allora mi chiedo, quando è che l'artista decide che arriva al punto finale? Perché allora a me mi sorge il problema, l'esempio di Michelangelo, a un certo punto spacca il martello sulla sua, dice: Mosè, perché non parli? Per cui allora dire che era anche insoddisfatto di quello che ha fatto, nonostante ha fatto un capolavoro per noi. Allora, adesso non è il mio pensiero, forse mi ho detto un po', lo ridotto, quindi vuol dire altro. E diciamo che ci sono due estremi dell'atto creativo, secondo me, certo. Non voglio dire di quello che questo dicendo è così, sulla base della mia esperienza. Io penso che ci siano due estremi dell'atto creativo. Vuoi una poesia, vuoi un romanzo, sì, vuoi un quadro, un'opera plastica, quello che è, una musica, un libro, ha due estremi. Che sono veramente due estremi. Allora, prendiamo un esempio opposto a quello che ho citato prima, la commedia di Dante Alighieri. La commedia di Dante Alighieri era già pronta. Cioè esattamente l'opposto di oggi. Sì, è un work in progress, nel senso che ogni tanto ha scritto prima uno, poi due, tre, quattro, cinque, eccetera. Ma mentre Dante si vedeva all'inizio dell'inferno, Dante aveva già chiaro dove doveva andare, tutto chiaro. E in più, questo lo sappiamo, Dante man mano che si vedeva, oggi si vede in tavola il canto, perché doveva dare reso conto ai suoi protettori che lui stava producendo. Mi ricordo che la commedia di Dante scritta nel Sino, grosso modo la commedia comincia intorno al 1303-1304, forse 1302, quando viene Sino. Quindi i suoi protettori dovevano dimostrare che i soldi che loro spendevano non solo per mantenere Dante, ma per salvaguardare la vita di Dante, che era sotto continua minaccia. Dei sicari fiorentini, Firenze non era minata, quindi i soldi che loro spendevano, oggi ne ho per pochi dollari, per quanto del corpo, erano più spesi, perché Dante era un autore in grado di produrre un'opera fantastica, in effetti così era. Quindi Dante, man mano che scriveva, oggi diremo editata, per cui una volta che lui aveva scritto un terzo canto del governo, non poteva tornare indietro, non poteva farlo, per cui doveva già sapere quando andava a finire l'opera, perché non poteva riprendere e correggere, o lo facciamo noi, no? Arrivati a un libro, a pagina 132, ci accorgiamo da pagina 12, siamo in contraddizione, proviamo a pagina 12 e correggiamo, no? Questo è normale oggi. Giusto? Dante questo non può fare. Quindi Dante ha già tutto chiaro, tutto il suo, la sua professione, c'era tutto chiaro. Questo è l'estremo. L'altro estremo è Pinocchio. Pinocchio non è chiaro niente. Pinocchio si forma via via e si va avanti. Tant'è che l'autore avrebbe dovuto fermarsi, no, c'è un pubblico, tu non ti fermi, si è pagato per tutto questo. Bene. Questo succede molto chiaro nella musica. Nel 1700 in particolare, quando i musicisti sono tutti alla corte di Magnani, di principi che pagano, il musicista, anche se non vuole pubblicare una certa cosa, la deve pubblicare perché il principe lo vuole. Il principe lo vuole perché gli serve quella musica. Handel è tipico di questo. Il re di Inghilterra voleva una musica per una certa festa. Handel doveva buttare. Forse è nel momento una per un'altra cosa, non importa, non fai questo. Bene. Quindi che cosa fa Handel? Si deve adattare ovviamente il lavoro di Proust. Questa musica che non serve.
attenzione, no? Che ti ha scelto la nostra luce di questo gruppo, sono molto belli. Sì, appunto, sì. Mando questa bambinata all'editore, fammi quello che ti pare, ma se la stampi, pagamela bene, per farmi venire la voglia di seguitarla. Esattamente. Sembra palese, no? Sì. Che lui dice proprio questo scritto. Non nasce il libro, ma nasce. Esattamente, ma nonostante questo non fa proprio lavoro. Proprio perché ha la capacità di fare. L'altro spunto relativo al Gian Battista Vico, giustamente, che è famoso per la sua filosofia del fatto che i corsi storici. Allora io dico che a maggior ragione dovrebbe essere famoso per altre cose. Per me dovrebbe essere famoso per altre cose. Sì, però. Per me però sì, effettivamente non abbiamo toccato questo aspetto. Allora io però ci collego quello che secondo me oggi è un po' non considerato e che purtroppo secondo me nega un po' la nostra cultura. Il valore della memoria. Cioè non ci rendiamo conto probabilmente sul fondo che come dicevamo prima nel discorso culturale dei movimenti degli anni 10-20, oggi non ci rendiamo conto che dovremmo coltivare, specialmente nei giovani, la memoria, ma riportarla in senso cronachistico, per cui anche di fronte agli accadimenti appunto politici, gli sconvolgimenti politici odierni, nazi, fascismo, roba eccetera, bisogna tenere presente la memoria intesa nel senso che non deve essere parziale, cioè vederla da destra o da sinistra, cercare di vedere il più possibile obiettivamente, ma coltivata, perché oggi mi rendo conto che la maggior parte dei ragazzi non sanno, non sanno, ma quello che mi sorprende è che io qualche volta, rarissimamente, ma accade di sentire qualche quiz televisivo, ci sono anche studenti laureati che non sanno cose. Non sanno chi è Hitler. Una volta credo che manco sapevano chi era Hitler. Esiste una memoria collettiva e una memoria singola. Sì. Ecco, se Dante ha potuto fare quello che ha fatto, perché lavorava tutto sulla memoria. Perché lui non è che aveva già preso gli appunti per l'ultimo canto del paradiso. Gli appunti erano così. Certo. Chiaro? Quindi lui già sapeva che nel dodicesimo del paradiso doveva incontrare quel personaggio, un giorno scritto, e l'aveva pronunciato. Cioè la memoria è fondamentale, ancora più del 600. Se padre Matteo Ricci che va in Cina stupisce i cinesi, li stupisce grazie alla sua memoria. Le mnemo tecniche, cioè le tecniche della memoria, per tutto il mondo antico, il Medioevo e per tutto il Rinascimento, Ricci come il Rinascimento, sono fondamentali. Volevo anche dire una cosa importante, che
quindi faremo anche una fine, questo è massimo, faremo una cena e quella ricetta c'è e quindi inviteremo ma la sera due parole sulla ricetta e domanda forse banale, ha iniziato dicendo che Pinocchio è un'opera, no, che è più per gli adulti che per i bambini, perché ogni adulto ha al proprio interno il fanciullo, no, che è in noi. Ma esiste una persona senza il proprio fanciullo? Cioè esiste una persona che non ha questa considerazione? Esiste, ma bisogna prenderne consapevolezza, prendere la consapevolezza, pochi hanno consapevolezza di questo. Anzi, il nostro mondo tende a nasconderlo, perché ci si vergogna. E nel momento in cui uno si vergogna, che persona è? È una persona falsa. Il mondo è fatto di persone false, no? Di adulti che sono infantili e credono di essere adulti, di gradassi che fanno gradassi perché sono dei bambini incapaci di governare se stessi, che avrebbero bisogno ancora della mamma che li accudisce. Questo è il punto. E ci sono i vari problemi che poi nel 1900, secolo, fino a quale il nostro secolo, e sono venuti alla ribalta con problemi di psicanalisi, di problemi di non risolti che risalgono appunto alla fase infantile. Cioè, ha potuto creare qualche fenomeno tipo nel Novecento che dico il nome a caso Hitler, per esempio. Adesso, no, Hitler non è segno di entrare Hitler ha potuto spostare, no, l'ottica, persone che hanno fatto enormi danni ripartendo da questa cosa qui, ha fretta Hitler così per dire uno, no? Che hanno un aspetto di mancanza di crescita. Perché mancanza di crescita? Proprio io. Perché non sono stato in grado di capire che accettare la propria infanzia, no? Maturare la propria infanzia e guardarsi come diceva il nonno, no? Dietro è fondamentale, perché anche guardarsi dietro è tornare all'infanzia. Da dove siamo venuti? Da dove siamo venuti? Non soltanto la nostra stirpe, da dove è venuta, la nostra domanda è lungo, no? Alla fin fine la balena di cui parlavo prima, altra chiave di lettura, è l'utero materno. È intorno alla terra madre, alla nostra madre. Quindi voglio dire che le chiavi di lettura sono tantissime. Il bambino Gesù è come il cristianesimo, anche il buddismo appunto bambino. Moltissime regioni, hanno l'infanzia come un momento fondante della regione. Perché per noi Natale è così importante? Natale nasce, no? Ed è giusto che sia importante. Anche se poi il vero momento del cristianesimo è la morte di Cristo, certo, no. Però è giusto che il Natale sia importante. Perché è il momento in cui appunto noi non solo veniamo al mondo, ma prendiamo coscienza della nostra individualità anche, del nostro essere assieme agli altri, ma diversi agli altri. Quindi tutto questo messo assieme crea ovviamente un problema molto complesso, questo va da sé. E forse tra i problemi complessi, il più complesso tra i problemi è proprio il problema dell'infanzia. Ma allora si può dare la lettura foglia al Pinocchio? Assolutamente sì. Ma certo, ma qualunque opera la farsia accenda un latino, accenda come ci faccia il latino nel Pinocchio umano. Certo, il problema è che poi il Pinocchio umano non esiste più, perché si chiama la vita. Cioè, quindi non abbiamo la ricorrenza. Ma allora lì c'è una sfida. Siamo noi che possiamo portare avanti. È una sfida che però secondo me il
Pinocchio burattino corrisponde certamente al bambino, al fanciullino che Freud ha studiato. Perché dunque Freud è corrisponde come tale al suo nome d'Artusi. Artusi nasce un po' prima perché ha vissuto molto, Freud un po' di meno, però grosso modo sembra il positivismo, gli ultimi decenni di formazione, gli ultimi decenni del 1800, perché invece Lorenzini, ripeto, è nato quando? Lorenzini è nato nel 31, nel 31, grosso modo muore quando muore anche Pascoli, Verdi, sono gli altri che muoiono parecchi, e invece gli amici c'è un po' dopo, sì, gli amici dopo. Ok, grazie.